emerito del CNR presso l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR. In questa presentazione noi parleremo della privacy in una società sempre più iperconnessa, quindi tratteremo argomenti come i dati che vengono prodotti dai social media, dall'internet delle cose, dall'intelligenza artificiale, e cercheremo di capire se sia possibile in questo assetto, in questo mondo che cambia velocemente, effettivamente proteggere la nostra privacy. Prima di tutto, quindi, andiamo a vedere cosa noi intendiamo per privacy o riservatezza, come dir si voglia. Secondo un antico, diciamo, detto napoletano, per privacy si intendeva a meglio parole che la cannusrice, praticamente intendendo che non, se meno parli, meno ti esponi. In realtà, in maniera più formale, la definizione di privacy è derivata da uno studio, da un lavoro di due professori di Harvard, che già nel dicembre del 1890, queste persone sono Samuel Warren e Louis Brandeis, scrivevano sulla Harvard Law Review, scrivevano The Right to Privacy, il diritto alla privacy. E ovviamente questo concetto è cresciuto nel tempo, in particolare con la diffusione delle tecnologie digitali. E quindi la privacy delle persone è diventata un problema sempre più sentito, sempre più importante, tanto è vero che un altro ricercatore della Columbia University, questa volta sempre negli Stati Uniti, Alan Westin, nel 68 scrive e definisce che il diritto di scegliere quali informazioni personali possono essere rese note agli altri, questa è la definizione di privacy. Molto spesso abbiamo sempre sentito parlare di persone che hanno in qualche maniera detto che la privacy, boh, tutto sommato non serve più di tanto perché se non hai nulla da nascondere, di che cosa ti devi preoccupare? Invece un fine giurista, persona di grandissimo livello come il professor Rodotà, scriveva in questo libro, intervista sulla privacy e sulla libertà, quando lui era garante dei dati personali, primo garante, scriveva che l'idea dell'uomo di vetro è un'idea dei regimi totalitari e quelli del secolo passato dicevano: se sei un buon cittadino non hai nulla da nascondere. Quindi in realtà la privacy è un valore molto importante. E noi adesso cerchiamo di vedere questo valore come viene a essere intaccato nell'era sempre più iperconnessa. Essere iperconnessi, internet, questo tessuto connettivo che connette tutto il mondo, dove noi in questi 51 anni dal primo vagito di internet del 1969 oggi possiamo connettere a questo sistema connettivo mondiale un supercalcolatore da 200 mi milioni di miliardi di operazioni al secondo, o un frigorifero, una lavatrice o un qualsiasi altro oggetto che abbia capacità di connessione. Perché? Perché in realtà internet permette a questi oggetti di comunicare con una lingua franca chiamata TCP/IP e ognuno di questi oggetti ha almeno un indirizzo, uno sicuro, univoco, che si chiama indirizzo IP, Internet Protocol Address, mediante il quale è possibile raggiungere questo dispositivo. Questa è la situazione di internet in una slide. Poi si sono aggiunte, oltre al web, che è arrivato 20 anni dopo, quindi nel 1989-90, al CERN di Ginevra, a opera di Tim Berners-Lee, abbiamo cominciato a vedere questa killer application, che è il web, operare attraverso internet. Quindi internet era l'autostrada, le pagine erano le macchine che giravano su internet, assieme a tantissime altre applicazioni, pensiamo alla posta elettronica. Ma poi si sono aggiunte ancora le cose, cioè ogni strumento, uno smartwatch, una bambola, un giocattolo intelligente, un drone, un assistente vocale, un frigorifero, tutti questi oggetti possono essere dotati di intelligenza, quindi comunicare con gli altri, calcolare qualcosa, reagire al mondo esterno. Bene, queste cose hanno portato a un mondo appunto sempre più, diciamo, popolato da oggetti. Si parla di miliardi di oggetti, una cinquantina di miliardi quest'anno, ma via via crescono esponenzialmente, e fra questi l'oggetto che io chiamo lo spione che tutti portiamo in tasca è il nostro cellulare. Il cellulare che con tutti i suoi modi e i metodi di comunicazione, dal Bluetooth, il Wi-Fi, il GPS,
oppure altre forme GSM, eccetera, permette di comunicare con l'esterno, ma il nostro smartphone è un oggetto complesso che all'interno ha un numero enorme, 13, 14, diciamo, sensori che vanno dall'accelerometro al giroscopio al magnetometro, che gli permettono di controllare l'ambiente esterno e ovviamente le videocamere, le telecamere interne, una, due, tre, quelle che siano, i microfoni, eccetera. Bene, questo oggetto è quello che noi abbiamo tutto in tasca, e quindi che succede? Su questo io voglio concentrarmi per parlare di cose. Questa è la cosa per antonomasia. A un certo punto nel nostro modello, dove pensiamo a una persona, la persona è al centro di un universo di oggetti che lo circondano. Alcuni di questi oggetti sono a lui noti, pensiamo alla telecamera di casa, pensiamo all'orologio che indossiamo, qualsiasi oggetto che è stato da noi installato o è presso di noi, presso le nostre abitazioni o i nostri uffici, ma ci sono tantissimi altri oggetti che ci circondano e noi non sappiamo dove siano questi oggetti. Pensate alla tantissime telecamere che sono posizionate nelle nostre vie, nelle nostre piazze e così via. Bene, tutti questi oggetti raccolgono informazioni anche su di noi. Tipicamente queste informazioni vengono trasmesse e portate in un cloud, cioè in qualche parte del mondo dove delle grandi multinazionali, delle grandi compagnie stoccano questi dati e li usano poi per sviluppare applicazioni. E i dati che noi che vengono raccolti, sempre possono essere raccolti in maniera, come dire, conscia per quanto riguarda noi, oppure in maniera inconscia, cioè raccolgono dati su di noi e noi non lo sappiamo, ma quello che conta è che si possono costruire applicazioni varie per cui noi questi dati possono essere utili per esempio, dare dei feedback alla persona stessa. Pensiamo, se io indossassi un misuratore di glucosio, posso a un certo punto, i dati vengono trasmessi a un cloud dell'ospedale. L'ospedale, quando l'algoritmo si accorge che il livello di glucosio supera una certa soglia, manda un alert a me o al mio medico per fare in modo che io possa prendere delle precauzioni. Questo è il modello generale. Bene, questo modello generale, ovviamente, tutte queste cose che ci circondano creano dei rischi per la nostra privacy, almeno sotto quattro forme. La prima, che io vengo identificato. La seconda, che io vengo localizzato, dove sto andando. Quindi vengo tracciato in qualche maniera sulle mie attività di tutti i giorni. E da questi dati vengo io profilato, cioè si dice che la mia persona più o meno ha questi gusti, legge quel tipo di giornali, va a quel, diciamo, aderisce a una religione, a un partito politico e così via, che tipo di sport fa, eccetera. Bene, tutte queste cose vengono raccolte dal fatto che i nostri dispositivi, siano essi dispositivi iOS, quindi Apple, oppure Android, quindi Google, oppure possono essere dispositivi che scambiano informazioni mediante tecnologia Bluetooth o similari, cioè mentre noi passeggiamo di fronte ai nostri negozi, a molti dei nostri negozi, ai grandi shop, sui pali della luce ci sono dei rilevatori che, siccome il cellulare, quando è acceso, cerca di connettersi in rete in qualche maniera, si scambiano informazioni con questi sensori, e quindi l'indirizzo, che viene chiamato indirizzo MAC, che sta per Address, Media Address Control, ed è fondamentalmente ogni scheda di trasmissione che abbiamo a bordo dei telefonini, per esempio, ha un suo proprio indirizzo. Questi indirizzi vengono raccolti, e con la raccolta di questi indirizzi io posso, per esempio, capire, io gestore dello store, oppure società di analytics a cui lo store ha dato mandato di studiare questo fenomeno, quante persone sono transitate di fronte alla mia vetrina, quanto tempo si sono fermati, se hanno avuto in particolare interazione con altri e così via, tutto possibile. Questo ovviamente serve molto per fare del marketing, per capire se devo spostare un oggetto in vendita su un'altra vetrina, che è la più frequentata, se io voglio vendere quell'oggetto e cose di questo genere. Questo discorso vale anche per le automobili. Per le automobili stesso discorso, con la differenza che possono questi dati essere raccolti e mi possono servire per ovviamente andare a regolare le condizioni di traffico, sapere se c'è una congestione da qualche parte, quindi di fatto andare a spostare le auto verso altri flussi e così via, avvertire di un incidente, eccetera. Bene, ora, molto importante è, parliamo del nostro, dello spione per antonomasia, lo smartphone. Ma quanti sono gli smartphone? Una stima di una società
che opera in questo settore e che produce dati statistici sul numero di smartphone, l'uso e tipi di sistemi operativi, dice che nel 2020 il numero di smartphone in possesso degli umani è circa 3,5 miliardi. Poi ho fatto un conticino sapendo che la distribuzione dei sistemi operativi per smartphone vede Android, quindi Google, con il 73% quasi di share, poi c'è Segue, ma molto 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 distanziato, con un 27% iOS, quindi Apple, e via via gli altri. Ho detto, va bene, se i telefonini sono 3,5 miliardi di telefonini, moltiplicato per 72,92, che è lo share di Android, noi abbiamo in circolazione 2,6 miliardi di telefonini Android. Quindi che succede? Concentriamoci su questo tipo di telefonini, perché è la stragrande maggioranza. Allora, ci sono stati nel passato degli articoli molto interessanti, apparsi a diversi livelli, su diversi giornali, eccetera, che venivano in qualche maniera, questo è un articolo apparso sulla newsletter della Vanderbilt University negli Stati Uniti, che diceva che di fatto Google apprende, può imparare dal vostro Android, dal vostro sistema. Perché? Perché se voi a un certo punto andate a guardare sulla pagina di Google, questa è ufficiale, la pagina dove si parla della politica di privacy che Google opera, Google dice, questa è la pagina in italiano, dice: quando utilizzi i nostri servizi ci affidi le tue informazioni. Quali informazioni affidiamo a Google? E vediamo subito, sia i termini che cerchiamo andando a cliccare su un browser, un termine, i video che guardiamo, visualizzazione, interazione, contenuti e annunci, le informazioni vocali e audio che abbiamo, gli acquisti che facciamo, le persone con cui comunichiamo, tutte le attività che facciamo con le app in particolare, e tutte queste cose vengono poi memorizzate e mantenute in quella che viene chiamata la cronologia di navigazione da parte di Chrome, da parte di che vengono ovviamente associati all'account Google che io ho, che ciascuno di noi ha, se vuole utilizzare i servizi di Google. Ancora, sempre, cosa sa di noi Google? Noi possiamo ovviamente ricevere o fare chiamate, e ovviamente Google sa il numero di telefono, il numero del chiamante, il numero del ricevente, il numero di deviazione, l'ora e la data delle chiamate e dei messaggi, la durata delle chiamate e qualsiasi informazione sul routing, cioè delle chiamate in sé per sé. Ora, questo che significa? Che noi, di fatto, quando viaggiamo col telefonino, il telefonino con vari gradi di accuratezza, per esempio utilizzando il Global Position System, il GPS, oppure utilizzando l'indirizzo IP, oppure andando in qualche maniera a utilizzare i sensori che noi abbiamo sul nostro smartphone, riesce a sapere dove stiamo, cioè abbiamo cognizione di dove stiamo. Ovviamente ciò che si trova nella vicinanza del nostro smartphone, per esempio i punti di accesso Wi-Fi, come dicevo prima, oppure i ripetitori di segnali cellulari, oppure altri dispositivi dotati di Bluetooth, pensiamo per esempio al funzionamento della app Immuni di queste ore. Bene, che succede? Succede che Google queste informazioni le può e le ha a disposizione, anche se, poi vedremo con calma, noi possiamo decidere di disattivare alcuni servizi come la geolocalizzazione, oppure per esempio come la cronologia delle posizioni, sarebbe la mappa dei nostri spostamenti. Ora, che succede? Succede che io faccio un esempio, sul mio iPhone, io vado nella parte diciamo impostazioni, vado sul servizio di localizzazione, accedo a servizio di localizzazione, metto off questo interruttore, quindi lo metto in questa condizione e io dico, bene, sono a posto, non vengo geolocalizzato da Apple in questo caso, perché è un iPhone. Ora, che succede? Un'indagine avviata dall'Associated Press del luglio, stiamo parlando di 2 anni fa, circa fa, questa indagine diceva che le app Google memorizzano i dati sulla posizione di un utente minuto per minuto, e li presentano sotto forma di una sequenza temporale per la visualizzazione, li mandano ai siti Google per intendersi. Il rapporto afferma anche che alcune, e questa è la parte più preoccupante, diciamo, le app di Google continuano a scattare un'istantanea della posizione di una persona, e questa è la parte più preoccupante, anche se l'utente ha disattivato la funzionalità di tracciamento o non l'ha mai attivata in primo luogo, e questo è molto preoccupante. Questo ovviamente c'è un'indicazione dello studio che viene fatto da uno ricercatore della Princeton University,
che fa appunto vedere che anche se la opzione location history è settata off, di fatto lui vede che la sua cronologia degli spostamenti è nota a Google. E questo è veramente un problema. Sempre su questo leitmotiv, il Guardian scrive qualche mese dopo, scrive che, ripeto, anche se voi non dite niente a Google, lui i dati li raccoglie comunque riguardanti la vostra location, la vostra posizione. Stesso discorso, altro articolo più recente del 18 agosto del 2020, e di quest'anno, anche in questo caso, parla del fatto che i sistemi Android vanno a tracciarvi, anche se di fatto la location history è spenta, è turned off. Ora, uno studio molto interessante molto su questo argomento è quello fatto dal professor Douglas Schmidt, sempre della Vanderbilt University. Lo studio si chiama Google Data Collection ed è abbastanza, d'agosto del 2018. Da questo studio sono partiti altri studi dove il professor Schmidt di fatto dice che un telefono Android in stato di idle, cioè inattivo, con il browser Chrome attivo in background, che fa? Comunica 340 volte durante un periodo di 24 ore, quindi 340 volte il giorno, comunica, quindi ha una media di 14 comunicazioni all'ora, comunica le informazioni che praticamente riguardano la posizione di dove il telefonino si trova e altre informazioni aggiuntive che servono a Google. La seconda questione è che anche se questi dati viaggiano incriptato, cioè viaggiano criptati o possono essere in qualche maniera anonimizzati, questi dati di fatto Google ha la possibilità di associare a dati anonimi raccolti tramite questo modo, questa forma passiva, perché fa tutto lui, a quelle che sono altre informazioni personali tipiche dell'utente. Per esempio, ci sono i cosiddetti advertising ID, gli identificatori pubblicitari, che raccolgono dati sull'attività delle app e sulle visite alle pagine web. Bene, tutte queste informazioni, se messe insieme e incrociate, individuano voi, noi. Un altro studio su questo argomento è, per esempio, lo studio dell'Associazione dei consumatori norvegese, che anche questi caricano parecchio su questo modo di fare e di comportarsi dei sistemi Android, tanto è vero che l'Associazione consumatori norvegese dice che noi sosteniamo i consumatori, vengono ingannati per essere monitorati quando usano servizi Google e in fondo dico sosteniamo che queste pratiche non sono etiche e che a nostro avviso violano la legislazione europea in materia di protezione dei dati. E quindi questa è una reazione di un'entità dei consumatori norvegesi. Un altro studio, riguarda sempre del New York Times, questo studio è del 2019, è più fresco, riguarda la questione sempre dei nostri spostamenti e dice che questi dati, in particolare, ogni minuto di ogni giorno, su uno studio fatto su 12 milioni di americani, e in particolare su 50 miliardi di ping di localizzazione dei telefonini, ogni giorno, dice questo studio, ovunque sul pianeta decine di aziende, in gran parte non regolamentate, poco controllate, registrano i movimenti di decine di milioni di persone. E quindi che succede? Succede che questo studio condotto dal New York Times, di fatto su città come Washington, New York, San Francisco e Los Angeles, va a dimostrare questa situazione. Dimostra questa situazione e quindi cosa succede? Succede che nel momento in cui noi pensiamo che ci sono aziende che vanno a spiare le nostre vite, per esempio questo studio ha portato a raccogliere 50 miliardi di localizzazioni, il problema è che con queste localizzazioni possono derivare a noi e possono sapere tutto sulle nostre vite. E quindi un altro problema è quello di quanto è legale raccogliere queste informazioni e venderle ad altri provider che li utilizzano, che fanno analytics su questo. Bene, ora con qualche eccezione, per esempio lo Stato della California, negli Stati Uniti questo è permesso. La California, con il suo California Consumer Privacy Act, ha di fatto regolarizzato queste cose. Ricorda molto il nostro GDPR, il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali. Però di fatto, in altre parti degli Stati Uniti questo è possibile. È possibile in queste ore, in questi momenti. Allora, la domanda è, ovviamente, cosa si fa per non essere tracciati?
cosa facciamo per non essere tracciati? Disattiviamo i servizi di localizzazione, disattiviamo i mobile advertising in modo tale che non vengano fuori informazioni di pubblicitarie, tutta una serie di questioni, oppure disinseriamo la SIM card, applichiamo un'apposita sacca, una gabbia di Faraday intorno al nostro telefonino, oppure un foglio di carta stagnola che fa da opera da gabbia di Faraday, spegniamo il telefono, non lo compriamo proprio, ovviamente sono tutti gradi, diciamo, quasi a mo' di battuta, però cosa si può fare? Quello di andarlo a avvolgere, se non vogliamo ovviamente comunicare dall'esterno, con un semplice foglio di carta stagnola è un esempio, ma ci sono degli oggetti che possono essere comprati tranquillamente su eBay, su qualsiasi negozio che venda questa roba, dove voi mettete dentro il vostro cellulare anche acceso e viene protetto come se fosse in una gabbia di Faraday. Ma detto questo, il problema non finisce con i cellulari, assolutamente. Perché i cellulari sono, io ho fatto vedere la cosa per antonomasia, ma noi in casa abbiamo i termostati, abbiamo le televisioni intelligenti, abbiamo le videocamere intelligenti, andiamo in auto, le auto sono connesse, di fatto sono sempre più smart, sono auto che si connettono con internet e ci permettono di aprire, chiudere, regolare, controllare col telefonino. Cioè tutto questo produce quei famosi dati di cui parlavo prima. E anche per i bambini non si scherza, perché quello che hanno scherzosamente chiamato l'Internet of Toys, giocando sul nome Internet of Things, l'Internet dei giocattoli, ci sono state negli anni passati delle situazioni, questa per esempio, vedete le date, parliamo del 12 dicembre 2016, dove alcuni, in particolare il governo tedesco, metteva fuori commercio, diceva di non comprare, un tipo di bambola, perché la bambola, avendo all'interno la possibilità di poter interagire con un'interfaccia vocale col bimbo o con la persona che parlava, poi si poteva connettere a internet attraverso uno smartphone o direttamente attraverso la wireless di casa, e tutto quello che veniva registrato di fatto veniva tenuto traccia all'interno. Quindi se lasciavi aperto il microfono, qualsiasi conversazione fatta in casa dai bambini o non veniva di fatto registrata, con problemi di una certa diciamo preoccupazione. Ovviamente c'era il problema anche che quando facevi una domanda, la domanda faceva una bambina: qual è la migliore amica? E la bambola ti poteva rispondere che la migliore amica era, per esempio, un personaggio di Walt Disney. Per questa situazione la Federal Trade Commission americana, la FTC, potentissima, ha di fatto sanzionato questo tipo di produttori americani, statunitensi e non. Questi sono gli esempi, si è aggiunto anche lo Barbie in questo tipo di analisi che hanno fatto. Quindi anche di questo c'è in qualche maniera da preoccuparci, perché se non utilizziamo delle regole di igiene digitale, praticamente rischiamo che tutti i nostri dati vengano dati ad altri, anche le cose più sensibili che noi diciamo all'interno, anche di oggetti, diciamo, semplici, tra virgolette, come questi. Ovviamente questo vale anche per le televisioni intelligenti. Dice: stasera mi spaparanzo davanti alla TV e mi godo un film. Attenzione, perché se avete davanti a voi una televisione intelligente, qualsiasi cosa voi cliccate, viene presa e tenuta traccia, e ovviamente profilano i vostri gusti. Tant'è vero che negli anni passati una società, questa società che produce questo tipo di televisioni intelligenti, è stata sanzionata per 2,2 milioni di dollari dalla Federal Trade Commission americana, dallo stato del New Jersey, per appunto aver consentito di utilizzare 11 milioni di storie di vedute, cioè quello che gli utenti vedevano, 11 milioni di utenti che tutte le sere accendevano, spegnevano, guardavano un film, eccetera. Tutte queste tracce venivano utilizzate senza il consenso dell'utente, senza che l'utente avesse detto sì, io sono d'accordo, cosa invece ora prevista rigorosamente dal regolamento sulla privacy personale. Quindi la domanda è: come noi possiamo andare a proteggerci in questa situazione che cresce continuamente? Come ci possiamo proteggere? Vi dico subito che il problema diventa complicato, perché le tecnologie IoT, Internet of Things, sono in fortissima crescita, cresce il numero di produttori, cresce il numero di prodotti, e quindi che succede? Che è estremamente complesso un controllo accurato della rispondenza tra quanto proposto sul mercato e le garanzie in termini di privacy e di sicurezza anche che questi consumatori dicono di offrire. E quindi questo è un problema crescente. E come si fa ad affrontare questo problema? Noi abbiamo due modi per affrontare questo problema. O un modo bylaws,
cioè definiamo delle leggi, una di queste per noi molto importante è la General Data Protection Regulation, il cosiddetto GDPR, o Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali, che sancisce nei suoi 100 articoli, sono 100 articoli, tutta una serie di cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Uno per primo è il consenso, cioè tu quando usi i miei dati, tu, azienda X, società, ente pubblico, ente privato, devi chiedere il consenso a me se quei tuoi dati sono utilizzati, mi devi dire perché li utilizzi quei dati, e io ti dico sì, utilizzali, non utilizzarli. Questo è un esempio, il bauloso, l'approccio, diciamo, per legge. L'approccio, un altro approccio, è quello che viene chiamato by design, cioè i dispositivi, qualsiasi essi siano, dal momento del concepimento, del disegno, del progetto iniziale, hanno a bordo dei sistemi di protezione della privacy, in diverse forme possibili e immaginabili. Fra le leggi, appunto, ci sono sicuramente il GDPR, ma ci sono, per esempio, negli Stati Uniti, leggi che proteggono i bambini, e questo COPPA, Children's Online Privacy Protection Act, è uno di questi, oppure il Fair Information Practice Principles è un altro ancora, ma ce ne sono delle altre. Ora, la Privacy by Laws, il General Data Protection Regulation, come nasce, come viene spinto? Da tempo si parlava di queste cose in Europa, si parlava di queste cose in Europa e di fatto questo deriva dal fatto che c'era stato lo scandalo Datagate, e questo scandalo Datagate aveva cosiddetto lo scandalo Prism nell'estate del 2013, aveva ad opera di Edward Snowden, che attualmente è, diciamo, ospitato in Russia ed è ricercato dai governi statunitensi, dal governo statunitense, di fatto aveva scoperchiato il vaso di Pandora dicendo che c'era un accordo fra la National Security Agency, la potentissima NSA statunitense, e i maggiori player, vedete dei nomi, Microsoft, Yahoo, Google, eccetera, eccetera, Facebook, per fare in modo che si potessero andare a prendere i dati di questa società per scopo di antiterrorismo, per scoprire situazioni, diciamo, di potenziali terroristi e così via. Questo ha creato dei problemi, seri, perché poi fare pesca strascico dei dati, cioè prendere tutto, anche quello che non serve, di fatto opera e crea dei problemi di privacy spaventosamente grandi, non solo di privacy, ma anche di indipendenza socio-economica di nazioni, può essere un problema enorme. E quindi sull'ondata di queste proteste che vennero fuori nell'estate del 2013, che poi hanno portato a vincere il Pulitzer al Washington Post e al Guardian, che avevano pubblicato queste informazioni di Snowden, sulla base di questo l'Europa si muove l'Europa, e nel giugno del 2013 cominciano i lavori per consolidare questa idea di arrivare a un regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. I garanti della privacy di varie nazioni, questo per esempio il precedente è il dottor Antonello Soro, che dice attenzione ai tanti grandi fratelli che governano la rete, e un numero esiguo di aziende, i monopolisti del web, possiedono un patrimonio di conoscenza gigantesco e dispongono, questo numero dispone di tutti i mezzi per indirizzare la propria influenza verso ciascuno di noi, con la conseguenza che un numero sempre più grande di persone, tendenzialmente l'umanità intera, potrà subire condizionamenti decisivi. Questo lo dice il garante della privacy italiano, il precedente garante. Poi avviene lo scandalo, diciamo, della Cambridge Analytica, che alcuni dicono aver destabilizzato il voto sulla Brexit in Gran Bretagna, e poi anche l'elezione di Trump, e l'audizione da parte di Zuckerberg, il capo di Facebook, al Senato americano. E poi la Cambridge Analytica che chiude perché va in bancarotta, perché altrimenti per quello che ha combinato gli avvocati mangiano anche le mutande ai vari soci che ci stanno. E quindi questo problema di fatto sale di livello tanto che noi finalmente il 25 maggio del 2018 abbiamo in operatività il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Un regolamento molto importante, 100 articoli, e questi articoli di fatto vengono a sancire le cose che si possono fare, garanzie per i cittadini, informazioni più chiare, mi viene presentato, leggi piccolissimo, 5 pagine di informazioni che io devo leggere tutto, scritte in linguaggio leguleio, e io che faccio? Dico sì, aderisco, sono d'accordo, nessuno legge queste cose.
che c'è scritto dentro. Quindi avere informazioni più chiare e complete sul trattamento dei dati, quando si parla dei dati personali, averne il consenso come strumento di garanzia, anche consenso online, acconsento, sono d'accordo, eccetera. Ovviamente limitare, fare in modo che il titolare che tratta i dati abbia dei limiti nel trattamento dei dati, quindi più tutela e libertà verso il cosiddetto diritto all'oblio, cioè il fatto che io, se ho commesso una sciocchezza in giovane età, questa sciocchezza non è una sciocchezza che ha dei risvolti storici, cioè questo non si può dire per esempio per Hitler, per quello che ha combinato nella sua esistenza, e quindi deve restare traccia, ma per una persona che ha avuto una piccola bancarotta di nulla, che senso ha mantenere 10 anni dopo, quando lui ha cambiato la vita e si è fatto una nuova azienda, eccetera, eccetera, avere e tenere queste informazioni sul web? Quindi il diritto all'oblio ha la possibilità di cancellare le informazioni che non servono alla storia di una persona. Oppure la portabilità dei dati, la possibilità che io prendo i dati come per un telefono, porto il mio telefono verso un altro gestore, questo vale anche per i dati che sono stoccati nei cloud. E poi ovviamente sono previsti dei grandi multe, quando per esempio c'è un data breach, cioè se un'azienda contiene i miei dati e non dà dimostrazione che ci mette tutta la cautela possibile per proteggere i miei dati, se qualcuno entra in casa di queste aziende, un cracker, un hacker, diciamo non etico, una persona, un criminale che vuole rubare questi dati, ovviamente se tu lasci la porta aperta, il criminale ti entra facilmente, in termini di sicurezza parlo, il criminale entra nella tua database, entra nei tuoi sistemi informativi e prende i dati. Quindi chi non è aderente a logiche stringenti di sicurezza viene penalizzato e viene punito su questo, quando è avvenuto ovviamente un data breach. E tantissime altre cose importantissime, tanto che hanno portato alla creazione di una nuova figura professionale che viene chiamata il responsabile della protezione dei dati, o Data Protection Officer, DPO, che è una figura professionale che in ogni organizzazione importante di una certa dimensione deve provvedere ad avere un rapporto con il titolare del trattamento dei dati, in modo tale che i dati siano trattati in maniera coerente con il dettato o i dettati del GDPR. Una persona mi preme ricordare, ed è il dottor Giovanni Buttarelli, magistrato italiano prematuramente scomparso nel 2019. Lui è stato fino al 2019, dal 2014, il garante europeo per la protezione dei dati a livello europeo. È stato poi prima garante aggiunto, segretario generale del garante ancora prima, dal 1997 al 2009, quindi una persona di grandissimo livello, purtroppo, ripeto, prematuramente scomparsa, a cui dobbiamo moltissimo del GDPR attuale, di questa legge. Ora, ovviamente, c'è da chiedersi dove il GDPR e questo mondo complicato, che è il mondo dell'IoT, vadano a intersecarsi, cioè dove arrivano. E io non, ovviamente ci vorrebbe una settimana per entrare in merito a queste cose, ma quello che vi faccio vedere è che ci sono alcuni articoli del GDPR, questa curva da me tracciata di colore scuro blu, che sono il GDPR, e l'IoT, le problematiche dell'internet delle cose, vanno a incrociarsi su alcuni di questi articoli, che sono gli articoli che io cito, che sono articoli come la trasparenza, il data storage, il consenso informato, i doveri di notifica, e privacy by design, privacy by default, cyber security e altre questioni come il data protection impact assessment. Che significa? Significa che se io devo mettere in piedi un sistema di sicurezza mediante per esempio IoT, oppure devo implementare un sistema di IoT, laddove si pensa che queste cose raccolgono dati sulle persone, io devo fare un'azione, un esercizio di impact assessment, cioè verificare se ci sono degli impatti sulla privacy delle persone delle quali i dati sono stati presi. E questo è molto importante. E la domanda che ci si pone, e questo ho fatto un disegnino, io vedete questa è la linea Maginot famosa, che a un certo punto sembrava che dovesse difendere la Francia e il Belgio, ma che le truppe naziste, i panzer nazisti aggirarono in qualche maniera abbastanza facilmente entrando in Belgio e in Francia. Riuscirà il GDPR a proteggere questa privacy? Questa è una bella domanda. Però a questa bella domanda già ci sono delle risposte. Guardate questo sito che vi consiglio di andare a guardare, se avete tempo e voglia. Questo sito vi dice qual è la traccia delle multe che sono state comminate a varie organizzazioni nel tempo, e ci sono, c'è la diviso per Stato membro,
a livello medio europeo e così via. Vedete che le multe sono, ce ne sono tante, non ho tempo di entrare su questo, ma quello che vi faccio vedere per esempio è l'ultima slide, dove dico occhio che le multe sono salate, per esempio alla British Airways è stata combinata una multa di circa 204 milioni di euro. Perché? Perché erano entrati con un data breach, avevano preso i dati dei clienti della British Airways e erano stata la British Airways accusata da parte del garante, e gli hanno combinato questa multa, di non aver ottemperato a mettere in piedi le informazioni sia tecniche che organizzative per aumentare la sicurezza del sito informativo della British Airways. Vedete, ci sono tutti, c'è il Marriott, ci siamo anche noi italiani, qui c'era la TIM all'epoca con 27,800, circa 28 milioni di euro, e via via così. Questi sono dati non aggiornatissimi, sono dati a un anno fa. Quindi vuol dire che il GDPR in qualche maniera funziona, ma non solo, ma il GDPR, di fronte a grandi società che hanno, diciamo, oltre 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, cifre di 204 milioni di euro sono come la goccia in un oceano atlantico, ma di fatto, siccome il GDPR prevede che è possibile anche multare queste società fino a un 4% del loro fatturato mondiale annuale, questo ovviamente fa sì che queste società in qualche maniera abbassino le penne, perché di fronte a evidenti situazioni di conflitto con il GDPR possono incorrere in queste multe molto salate. A questo punto ci avviciniamo alla seconda parte finale della trattazione. Non bastasse tutte le questioni bellissime, perché l'IoT ci permette bellissime applicazioni, ma ci preoccupa un po' per i dati che vengono raccolti e per gli usi che se ne fanno. Si aggiunge anche l'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che meriterebbe una trattazione enorme. Io vi consiglio due bei volumi che io ho letto, uno della Francesca Rossi dell'IBM, responsabile appunto del settore dell'intelligenza artificiale a livello europeo, ritengo, ma è un bellissimo libro. Poi la Francesca Rossi si è laureata all'Università di Pisa, quindi siamo particolarmente orgogliosi di lei. E un altro libro molto bello, a cura di Stefano Quintarelli, imprenditore, diciamo persona molto attenta alle questioni del digitale, ha scritto altri libri, eccetera, eccetera, che parla dell'intelligenza artificiale, cos'è davvero, come funziona e che effetti avrà. Quindi io vi suggerisco questi libri, ma in breve, tutto questo si deve a questo signore, a John McCarthy, che nel 1900, ricercatore e professore statunitense, che nel 1956, presso il Dartmouth College nel New Hampshire, di fatto, con un altro gruppo di persone, cominciano a ragionare sul fatto che le macchine possano pensare, prendendo l'eredità del grande Alan Turing, il padre, direi, della computer science, e cercando di argomentare meglio quello che Alan Turing aveva seminato, cercando di creare una nuova branca dell'attività informatica, che è appunto chiamata oggi intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un enorme ombrello sotto il quale si vanno a collocare tantissimi settori, dalla statistica alla neuroscienze, alla psicologia e così via, ma in termini molto crudi, a me piace vedere l'intelligenza artificiale nella parte attualmente più importante, quella che viene chiamata l'estate, la primavera dell'intelligenza artificiale, perché stanno evolvendo le cose velocissimamente. Praticamente è quello di vedere l'intelligenza artificiale divisa in sottosettori. Uno di questi settori è il machine learning, cioè la possibilità che le macchine, gli automi possono imparare, e in particolare la parte deep learning, che basandosi su diciamo, un vecchio concetto ormai del 45, che sono le reti neurali, queste reti neurali che riportano all'attenzione, alla mente, il cervello umano, i neuroni e l'organizzazione neuronale, di fatto permettono di fare tantissime operazioni, per esempio il riconoscimento facciale, ad esempio il riconoscimento di forme tumorali, il riconoscimento del parlato, del linguaggio e così. Ora, tipicamente un'operazione di machine learning, per farla molto breve, è basata su queste cose. Io ho tutta una serie di osservazioni, tipicamente sono dati, quindi tanti più dati sono, meglio è. Questi dati vengono, per esempio, immaginati a fotografie legate a una sedia, no? Tutte le sedie vengono catalogate, a un certo punto vengono portate all'attenzione di uno che viene chiamato un elemento che analizza il training set, cioè questo insieme di fotografie delle sedie,
di cui noi abbiamo detto questa è una sedia, questa è una sedia, questa è una sedia, c'è un oggetto software che impara a riconoscere una sedia, poi se ne fa un test con un altro sottoinsieme di dati per creare appunto un modello predittivo. Da questo giochino, che è tanto più efficace quanto più sono i dati, viene fuori quello che è il modello predittivo, per cui se io poi do la fotografia di qualcosa, lui mi dice è una sedia, no, non è una sedia, e così via. Molto breve. Ovviamente il problema qual è? Che questo che è cerchiato qui è una, allo stato attuale è una scatola nera, cioè come si fa a interpretare, a sapere se l'oracolo ha detto la cosa giusta oppure no? Questo è un problema molto importante, lo rivediamo fra un attimo. Quindi l'intelligenza artificiale ha delle indubbie implicazioni sociali, vuoi sulla privacy, d'accordo, delle persone, ma vuoi anche perché l'intelligenza artificiale potrebbe anche non essere scevra da cosiddetti bias algoritmici, cioè dei pregiudizi che fanno sì che gli algoritmi imparano in funzione di quello che hanno ricevuto in ingresso. Quindi se in ingresso noi diamo dei dati sbagliati, secondo la logica del garbage in, garbage out, se metti dentro immondizia non ti aspettare altro che immondizia in output, di fatto questi algoritmi sono per niente agnostici, ma hanno dei pregiudizi. Ovviamente anche i cambiamenti nel mondo del lavoro, ma li lasciamo stare per il momento. Quindi la domanda è, l'intelligenza artificiale costituisce, oltre a tutto quello che abbiamo parlato dell'internet delle cose, un pericolo ai principi primi del GDPR? Quali sono i principi primi? Trasparenza, le cose che fai io devo sapere come le hai fatte, perché non mi dai un mutuo, perché mi dai un mutuo. La limitazione delle finalità, perché mi chiedi tutti i dati se tu hai bisogno solamente di alcuni dati rispetto all'intero universo dei miei dati personali. Minimizzazione dei dati, cioè utilizza solo quelli che servono, esattezza dei dati, no bias, no, non pregiudizi, equità nei confronti dell'analisi e sempre integrità e riservatezza nell'uso di questi dati. L'intelligenza artificiale invalida questi principi o alcuni di questi? Vediamo un esempio. Dice, ma sì, tanto i dati sono anonimi, tanto li posso, se li anonimizzo, nessuno li può vedere. Beh, questo è falso, perché noi ricercatori, in particolare ci sono studi, questa dell'Università del Texas, ha fatto vedere che noi non stiamo per niente, dobbiamo stare per niente tranquilli se i dati sono anonimizzati. Cioè non c'è la chiarezza di chi è la persona, diciamo, di cui si sta parlando. Perché? Perché incrociando questi dati con altri dati, è possibile in quattro balletti andare a individuare una persona. Quindi questo, il fatto che siano anonimizzati, non è una garanzia. Un'altra questione importante è quello che invalida il principio di trasparenza, voi vi ricordate la famosa Sibilla, ibis red ibis non, morieris in bello, oppure spostando la virgola, ibis red ibis non morieris in bello. Quindi la virgola era un punto importante per dare un significato: uno parte e non ritorna più, oppure parte e ritorna dalla guerra, sano e salvo. Ecco, questo principio si applica a quella che è la scatola nera, a quei modelli di previsione tipici dell'intelligenza artificiale, cioè la famosa scatola nera, questo black box, scatola nera, dove all'interno ci sono degli algoritmi di intelligenza artificiale. Allora, come ispezionare una scatola nera? Se io ho un esempio semplice, reddito X, debiti Y, se il reddito è maggiore dei debiti, io ti do il prestito. Questo è banale, sciocco. Ma se io a un certo punto ho una scatola nera fatta di, questo è un tipico esempio di una rete neurale, che prevede un certo numero di strati di input, un certo numero di strati di nascosti, e un certo numero di strati di output, bene, come si fa a capire se effettivamente quello che ha detto è, se sente da bias, è corretto o non corretto? E allora, questo è un primo problema. Un altro problema è quello di dire, prendere delle decisioni riguardo delle persone, quindi molto importanti. Sta dando dei numeri, sta dando delle giuste indicazioni oppure no? Cioè, questo cos'è? È un 6 oppure un 9? Il pregiudizio umano nei dati. E alcuni esempi di questi sono, per esempio, il cosiddetto machine bias, cioè che è quello dove è stato dimostrato che alcuni software utilizzati anche dalla polizia e dalle corti di giustizia americane avevano un bias, avevano un pregiudizio nell'andare a predire se una persona avrebbe svolto azione criminale. Questo bias andava in qualche maniera a dire che la maggior parte delle persone che sono
in questa direzione sono propense a questo tipo di criminalità o di crimini sono di razza, sono neri. E questo ovviamente non esiste, dipende da come hai fatto il training dei dati. E purtroppo questi strumenti, come questo Compass, sono strumenti utilizzati dai dipartimenti, a molti dipartimenti degli Stati Uniti, per decidere sulle sorti di persone. E quindi esistono degli strumenti per poter calmierare queste problematiche, che sono le prime che vediamo, in particolare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Allora, ci sono degli studi, per esempio, dei progetti, alcuni vedono anche Pisa impegnati, vedono persone, colleghe dell'Università di Pisa e dell'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione, sempre del CNR, in quello che viene chiamato Explainable Artificial Intelligence, XAI, cioè dove in qualche maniera il processo deve dare giustificazione del perché tu agisci in questo modo, perché mi dai queste risposte, cosa che nello stato attuale oggi non è quasi sempre possibile con una certezza totale. E quindi cosa fare per controllare la nostra privacy? Eravamo in fondo a questa presentazione. È quella di dire che la maggiore e più sicura via per evitare che noi entriamo in società distopiche è quella di educare le persone, a cominciare dai giovani, educare le persone a come vengono trattati i dati personali, a come le cose devono essere utilizzate, quando si fanno applicazioni di intelligenza artificiale oppure di Internet of Things, fare degli assessment, cioè verificare l'impatto che possono avere sulle persone laddove raccolgono dati di persone. E questo tipo di analisi se lo pongono a tutti i livelli, a livello europeo. Questo per esempio il Parlamento europeo, che un paio di anni fa ha già commissionato uno studio su se noi dobbiamo avere paura o no a riguardo dell'intelligenza artificiale. Poi sono nate delle direttive, sono nati dei white paper, le direttive a livello europeo, che via via vengono fatte percolare. C'è un ottimo lavoro fatto per esempio presso il MISE da un gruppo di lavoro, un gruppo di studio, incaricato appunto di studiare questa problematica a livello nazionale insieme alle strategie, perché non ci possiamo permettere di ignorare tutto questo, non è assolutamente possibile. Bisogna che ci preoccupiamo degli effetti collaterali, soprattutto se distopici, ma dobbiamo continuare nelle ricerche, negli studi in questa direzione, perché altrimenti restiamo dietro agli altri. Quindi bisogna sempre ben bilanciare queste due cose. Considerazione finale è che per ridurre i rischi di una sorveglianza digitale in generale sono sicuramente necessarie leggi e regolamenti condivisi, il GDPR per esempio, ma molto importanti rimangono attenzione e cultura digitale da parte degli utenti finali, e da questo punto di vista purtroppo abbiamo molta strada da fare, anche perché il nostro paese dal punto di vista della alfabetizzazione digitale è al 28° posto, ultimo in classifica in base all'indice europeo, diciamo, sulla società digitale e l'economia digitale. Vi ringrazio per questo, meditate gente, meditate, grazie dell'ascolto. C'è stato un problema di linea, però avevi finito. Sì. Perfetto. Ora c'è una domanda. Sì. Ora mando in sovraimpressione. A proposito della privacy, vorrei chiedere al professor La Forenza se anche gli spettatori di questa trasmissione sono identificabili, almeno dalla località dalla quale stiamo assistendo, dice il signor Ippolito. Allora, il signor Ippolito, che io saluto, che è un caro amico, e mi vuole diciamo testare sul campo, no? Allora la risposta è sì è la risposta, perché dipende da come vengono gestite queste cose. Ovviamente gli strumenti che vengono usati sono strumenti che via via, e anche nel loro stesso interesse, in qualche maniera evitare che tutto possa apparire, quindi si comincia a dire non appare tutti quelli che sono connessi. Però chi ha prodotto lo strumento, chi gestisce i dati, chi gestisce la regia, tutta una serie di informazioni queste cose le sa, le può mettere ovviamente in crociare con altri dati e sapere esattamente chi sta seguendo, ammesso che questo non sia già scritto nell'indirizzo IP oppure che è stato accettato, è visibile. Ripeto, questo dipende molto dai software che si usano.
ci sono alcuni software più esposti a queste problematiche, alcuni altri non lo sono. E ci sono, per esempio, delle forme anche di, abbastanza peculiari. Una di queste, avete sentito parlare, è il Zoom bombing, cioè la possibilità, per esempio, che una persona ti entri in una videoconferenza a cui non c'entra nulla. È successo in una riunione importantissima dell'Unione Europea in queste ore, in questi giorni. E quindi ci sono degli effetti collaterali che ancora vanno corretti. Però la risposta è sì, dipende da chi usa i dati. Invece, Mimmo, cosa ci vuoi dire a proposito dei dati che possono essere presi tramite i vari Alexa o il Google Assistant? Sì, questo rientra esattamente nel discorso delle cose. Allora, ci sono questioni molto semplici. Allora, nel funzionamento di questi arnesi, di questi oggetti, il funzionamento è sempre quello. Io parlo, c'è un qualcosa che traduce il mio parlato e che permette di trasformare, una volta identificato quello che io sto chiedendo, che giorno sarà domani, pioverà, che tempo fa, viene trasformato questo dal dispositivo in una query, in una domanda che viene inviata al sito di Google, al sito di Amazon, a chi ti pare, dove il sito decide eventualmente di interrogare il sistema di previsioni meteorologiche che gli dà una risposta. La risposta viene ripresa, rimandata indietro e ritrasformata in voce. D'accordo? Questo è il meccanismo. Ovviamente questi oggetti, questi messaggi che vengono scambiati, sono messaggi che sono fondamentalmente messaggi di tipo criptato, quasi sempre, ormai gli ultimi ritrovati avvengono, però il problema è che chi gestisce queste cose, questi dati li raccoglie, e se li raccoglie nella cosiddetta cronologia, sa esattamente quello che noi stiamo chiedendo, sa esattamente quello che noi stiamo facendo. Se io voglio sentire ad Alexa sa esattamente sì, dicevo, quindi in qualche maniera sanno esattamente quello che io faccio. Se ho chiesto di alzare le tapparelle, se voglio sentire un film da Netflix, voglio vedere un film, voglio sentire Pink Floyd, sanno esattamente quello che io ho fatto. E quindi il concetto ritorna allo stesso discorso. Che ne fai di questi dati? Io vengo profilato? Sì. Hai il mio consenso? Sì. Le puoi utilizzare? Oggi, secondo la mia personale impressione, tutta questa pletora di cose intorno a noi, più l'intelligenza artificiale, aprono delle brecce notevoli nei problemi della privacy, ma non solo privacy, perché questo è il versante della privacy. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, che è la sicurezza, che è altrettanto importante su questo. Perché ogni cosa che inseriamo nelle nostre vite aumenta quelli che dicono i cyber esperti in cybersicurezza, aumenta la potenzialità della superficie d'attacco, perché tu aggiungi altri oggetti che ti possono essere perniciosi se mal utilizzati. No, il ritorno era perché avevi nominato l'innominabile di Amazon, sì, e si è attivato la mia di casa. Assolutamente sì. Questa è la legge del contrappasso. Ascolta tutto lei. Allora, salutiamo Vincenzo Longo, che è stato il coordinatore quest'anno del Bright, della notte dei ricercatori e delle ricercatrici del CNR, che voleva fare, insomma, il saluto finale perché qui si conclude del Bright, della notte dei ricercatori e delle ricercatrici del CNR. Il microfono, certo che c'è un ritorno, ti chiudo il microfono due secondi. Si conclude del Bright. No, ti chiudo il microfono io perché c'è il ritorno. Quindi ecco, voleva fare un breve saluto, io con questo intervento di Domenico Laforenza si concludono le dirette della Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici del CNR. Chiaramente c'è il sito della Notte dei Ricercatori.pisa.it, resta attivo e resta online, tutti quanti i materiali, seminari, laboratori aperti, il Bright Tech Talk, tutto quanto quello che c'è sul sito, il percorso WOW rimarrà a disposizione degli utenti e di chi lo vuole andare a visitare. Vincenzo, ora se chiudi un attimo, ti riavvio il microfono che c'è un ritorno. A disposizione degli utenti e di chi lo vuole andare a visitare.
Vincenzo, ora benissimo. Sei tu, dai tu l'ok. Tira più il microfono che c'è un ritorno. Chiudi YouTube, se no il ritorno, Vincenzo, incredibile, scusa. Mi sentite? Chiudi YouTube, se no il ritorno, Vincenzo, incredibile, scusa. Sì, vabbè. Vediamo se intanto saluto l'amico Mimmo. Un bellissimo seminario, Mimmo. Grazie molto, Vincenzo. Peccato che non ci possiamo vedere di persona, perché come era la ricerca viva con bambine, genitori, stupendo. E poi non ci dimentichiamo, avevamo anche la grande spaghettata poi la sera, eh. Vincenzo, abbassa un po' il volume del computer o mettiti le cuffie, perché si sente, c'è un ritorno incredibile. Proviamo ora, così, Gian Mario. Ora va meglio. Mi sentite? Sì. Va bene. Allora, io intanto buonasera a tutte. Ho seguito con veramente piacere questo seminario, questo intervento dell'amico Mimmo La Forenza sulla privacy. Insomma, Mimmo lo segue abbastanza nelle sue cose, perché c'è tanto da imparare. La ricerca oggi è un giorno bellissimo, perché la ricerca, diciamo, si tinge di blu, possiamo dire, perché con l'evento di Bright è un evento molto importante e che fa capire l'importanza della ricerca, soprattutto in questo momento difficile, dove grazie alla ricerca si sono fatti anche dei progressi negli ultimi mesi estremamente importanti. Speriamo di abbattere quanto prima questa pandemia e ritornare alla normalità. Ritornare alla normalità per noi significa avere qui nella nostra area della ricerca tantissima gente, quindi la nostra speranza è che il 2021, Bright 2021, sia diciamo bellissimo, ancora più bello di quest'anno, con tantissima gente nella nostra area della ricerca. Seguiteci su oggi ci sono tantissime dirette, ci sono state, ci saranno i nostri programmi, come diceva Gian Mario, rimarranno ancora sul web e quindi potranno essere seguiti. Tanti eventi, tante cose importanti sono state fatte grazie alle ricercatrici e ai ricercatori, che veramente ancora di più quest'anno si sono impegnate e quindi un ringraziamento fortissimo a tutti i colleghi che hanno contribuito all'evento. Allora, Mimmo, ti mando altre due considerazioni che hanno fatto durante la tua... Luca Barboni, che insomma, conosciamo ed è un fondatore di Punto Radio, mi fanno sorridere coloro che hanno paura di scrivere al momento dell'iscrizione ad un sito i propri dati, quelli no, qui nome e cognome, non sapendo che loro sanno già tutto di noi. Questa è una considerazione. Questa è una considerazione, Luca lo conosco, lo saluto ovviamente, il mio amico di Alfabeto Digitale che teniamo il martedì da Punto Radio FM. Chiaramente, che dire, sì, ma questo vale al discorso di quelli che hanno paura della protezione di Immuni e non la scaricano, però mentre non scaricano Immuni, cosa che è sciocca, secondo me, totalmente sciocca, vanno a portare le informazioni proprie dei figli, dei nipoti su qualsiasi social media, e ovviamente questo stride con il loro concetto di privacy, però questo purtroppo è la realtà. E poi c'è una considerazione sempre del nostro collega, penso Alessandro Mancini: considerando la mercificazione dei dati raccolti, Tesla potrebbe regalarci le sue auto. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo con Alessandro, un abbraccio ad Alessandro. Ti ringrazio per il seminario, che è andato benissimo, e ti ringrazio per la tua presentazione, per la tua esposizione. Ti ringrazio anche Gianluca Manzi. Chiudo con questo ringraziamento da parte di uno degli spettatori di questo seminario, e saluto tutti quanti, saluto chi ci ha seguito. Grazie a voi, grazie a tutti, e Bright, ancora Bright, sempre più Bright. Ciao. Ciao.
Ciao Vincenzo. Ciao, ciao, ciao a tutti.